benvenuti sempre qui da Las Vegas. Finalmente mettiamo le mani su qualcosa per appassionati di hardware, perché parliamo di un dissipatore. È creato dalla Captherm System. Questo modello si chiama MP1120, c'è anche un modello più grosso, MP1240. Da quello che si vede può sembrare un normale sistema di raffreddamento liquido, però è qualcosa di più. Vediamo qua attraverso, questa non è acqua, è un liquido creato appositamente che sta letteralmente bollendo, perché viene ovviamente trasformato dallo stato liquido allo stato gassoso, perché è sopra al processore, quindi viene riscaldato. Il sistema, il principio è molto semplice, è quello delle camera a vapore. Praticamente il liquido evapora, cambia forma, dopodiché torna nello stato liquido una volta che si raffredda passando in questo radiatore. Non è costruito però in un solo materiale, non è solamente rame, non è solamente alluminio, ma sono ben 16 differenti materiali diversi, ma la parte, diciamo, più importante e interessante è questa qua che vediamo nella base. Questo intanto vogliamo specificare che è un sample che è stato utilizzato per un test di robustezza, per questo è probabilmente un po' malandato. Iniziamo con il rame, poi abbiamo acciaio, abbiamo titanio, abbiamo alluminio e poi altri materiali. Il rame è necessario per avere un, e sufficiente anche per avere un buon trasferimento di calore dal CPU, dal heat spreader, agli altri strati. Il titanio, tra l'acciaio e l'alluminio, è necessario per evitare che questi due materiali a contatto potrebbero avere reazioni chimiche, quindi è una sorta di guarnizione che serve però anche per collegare poi i due materiali, ed è proprio qui la particolarità di questo prodotto, perché come vediamo dal video qua dietro, in cui ci sono delle esplosioni, è praticamente impossibile, ci hanno raccontato i ragazzi di Captherm, unire questi due materiali tramite la classica saldatura. Quindi i due materiali vengono posti uno a fianco all'altro, vengono letteralmente imbottiti di esplosivo, viene fatto esplodere la carica esplosiva, e la pressione che viene creata durante l'esplosione praticamente pone un materiale, lo schiaccia sull'altro quasi con una tale potenza che si fondono assieme, e il risultato finale lo abbiamo visto proprio qua. Quindi insomma è un dissipatore esplosivo, viene da fare semplicemente la battuta. Per quanto riguarda le prestazioni, ci hanno assicurato che rispetto alla media di un buon dissipatore a liquido, questo riesce ad essere fino al 30% migliore quanto a prestazioni. Fino a 50 watt può essere usato anche senza la ventola, quindi come raffreddamento completamente passivo. Tutto questo non viene dato gratis e neanche a buon prezzo, perché il modello MP1120, che è quello più piccolino, quello che vediamo qua, costa bene 249 euro, mentre il modello più grosso, MP1240, presentato proprio quest'anno, che ora possiamo fare vedere solamente la confezione, costa circa 300 euro. Quindi un prezzo elevato però per un dissipatore decisamente speciale in tutte le sue parti, dai materiali a come viene costruito e ovviamente anche alle prestazioni. Qui dal CES di Las Vegas per Captherm è tutto, ci vediamo nei prossimi video, ciao!